Questo anniversario ci riempie di emozione, è una cosa molto importante per noi. 50 anni di Spazio 3 per me significano comunque 45 anni di Spazio 3, perché io in effetti sono entrata nella struttura nel 73 e incontrai questo gruppo di giovani dell'ex Teatro Come, alla Fratellanza Artigiana. Fu amore a prima vista e da allora non ho più potuto lasciare questo spazio perché per me è vitale, per me è un'emozione costante ogni volta che torno sul palcoscenico. Questo inizio nel 73 ci ha portato molta fortuna, facciamo uno spettacolo che ha girato l'Abruzzo, uno spettacolo di cui hanno parlato di noi le più grandi testate nazionali, parlo di Paese Sera, dell'Unità, e questo fu l'inizio poi di una serie di spettacoli. All'epoca facevamo spettacoli ovunque, abbiamo fatto spettacoli in piazza, abbiamo fatto spettacoli nelle fabbriche. Abbiamo fatto spettacoli nei camping. 50 anni non possono essere assolutamente il frutto di fortuna o di caso, o del caso, ma sono sicuramente il frutto di un impegno, di grande lavoro, di determinazione, di passione e di gioia, perché noi ci siamo sempre incontrati e continuiamo ad incontrarci a Spazio 3 con grande gioia. 50 anni di cultura, di teatro, di scuola di teatro, del Maggio Fest, di scena d'autunno, insomma della nostra attività che ci ha visti protagonisti nella regione e non solo. Era una data importante da ricordare con tanti amici che sono venuti qui in sala ad applaudirci e con molti protagonisti o amici che hanno lavorato con noi nel tempo e che si sono esibiti sul palcoscenico. La presentatrice Mirella Lelli ha dato voce alla serata e ha presentato Carlo Orsini, Carla Piantieri, che tra l'altro è anche il presidente strutturato della struttura teatrale che è Spazio 3. E poi Valentina Sichetti, Pier Giuseppe Ritanno, Serena Mattacerase, Eugenia Rofi e le voci di Magda White e di Alba Riccioni e della Vecchia al contrabbasso e di Gianfranco Lupidi che è della Benedetto Marcello al violino. Insomma, sono tutti amici che hanno lavorato in diverso titolo nel tempo con Spazio 3 e hanno contribuito alla nostra storia. Molti messaggi augurali. Affettuosi, Giacinto Palmarini, tra gli altri, Walter Nanni, Germano Mazzocchetti, che è uno dei personaggi più importanti della musica teatrale italiana, e Elisa Di Ausanio, con un messaggio molto commovente, molto affettuoso, per dire del loro affetto, del loro passaggio a Spazio 3 e per darci naturalmente gli auguri, per darci un bacio affettuoso per continuare, per essere presenti in questa storia lunga mezzo secolo della nostra città.